Benvenuto a Nicola Ventola. Ciao Nicola. Ciao, ciao a tutti. Nicola, allora la prima domanda che ti vado a fare è, ti chiedo, il tuo godimetro, un fantomatico termometro per misurare la gioia dell'interista per appunto per la seconda stella conquistata ancora di più a San Siro contro il Milan, che valore ha raggiunto quest'anno? Praticamente vincere, effettivamente vincere il campionato poi in un derby, non so se capiterà ad altre squadre che hanno i derby, è una roba veramente unica e incredibile, quindi comunque vai a fare un'impresa che rimarrà nella storia, metti la seconda stella e in più la vai a mettere contro il Milan, e quindi chiaramente capisco la gioia e la frustrazione comunque dei cugini, diciamo. Nicola, invece poi l'altra, la domanda sempre appunto sull'Inter che tu vuoi andare a fare, visto che ormai il campionato possiamo dirlo concluso, se dovessi dividere in percentuali meriti della stagione nerazzurra, come li distribuiresti tra società, giocatori e allenatore? Allora, di sicuro l'allenatore è quello che ha seguito un percorso di crescita, perché non ci dobbiamo scordare che stava per essere mandato via prima di 2 mesi della finale di Champions League dell'anno scorso, perché sì, l'Inter aveva perso comunque 12 partite in campionato, e quindi io do meriti più di tutti all'allenatore che ha saputo, che è cresciuto, comunque è giovane, un allenatore giovane che veniva dalla Lazio, è diverso gestire una grande squadra che io reputo Juve, Inter e Milan, quindi ha fatto dei passi da gigante. Subito dopo metto i giocatori, perché comunque hanno avuto un rendimento incredibile, l'Inter ha giocato veramente bene in quasi tutte le partite. Peccato la Champions in casa dell'Atletico Madrid, però ho visto sempre una bella Inter, quindi comunque hanno saputo esprimere al meglio quello che voleva l'allenatore, anche perché sono forti indubbiamente. E subito dopo metto la società, che comunque ha preso dei parametri zero, però devo dire che è stata fortunata con Thuram, nel senso che alla fine il casotto di Lukaku è stato casuale, e quindi ti sei trovato un giocatore che è stato fondamentale, che è Thuram. Però poi non voglio togliere niente alla società, che ha comunque acquistato dei giocatori importanti come Pavard e ha saputo prendere dei parametri zero prima importanti. Sì, che poi sulla questione allenatore mi ricordo quando ci siamo sentiti l'anno scorso, sempre in quel periodo che era un po' in vacillo la situazione Inzaghi, tu mi dicesti Gianni, vedi che puntare ancora su Inzaghi non sarebbe male, perché comunque un giocatore è un allenatore che sa bene come tenere in pugno la situazione, la squadra, poi essendo giovane, quindi vissuto da pochi anni il campo, poteva fare ancora meglio, e così è stato, tanto di cappello a mister Inzaghi. Nicola, invece, andando in un altro capitolo, vorrei andare a parlare con te, è l'Atalanta, squadra che dove appunto ci hai giocato in carriera e che ha assistito anche domenica lo stadio d'Atalanta-Roma. Che impressioni hai avuto di questa Atalanta di Gasperini? No, è pazzesco, è incredibile. Cambiano gli interpreti, ma da quando c'è Gasperini, che ormai sono 8 anni, è una roba clamorosa. La squadra ha un'intensità e una capacità di pressare, recuperare palla e poi attaccare con 6-7 uomini ogni volta. È incredibile, perché il bello che lo sai che gioca così, uomo contro uomo. Io poi dal vivo, domenica, che ero lì, vedevo come senza palla, se si staccava Mancini, il difensore della Roma, Scamacca lo seguiva, quindi in fase difensiva, se si staccava Ndicka, De Ketelaere lo seguiva, recuperavano palla e ripartivano in una maniera incredibile. Pure se sai le armi dell'Atalanta, fai fatica, perché adesso c'è anche tanta qualità, Pasalic, Koopmeiners, che è un punto fondamentale di quella squadra, è gente che ha qualità, si sa muovere nello stretto, negli ultimi metri giocano per far male, far gol, ha dei cambi, dei ricambi importanti, perché comunque sono partiti con Scamacca, De Ketelaere, Pasalic, a un certo punto ti entrano Lookman, Touré che è fortissimo, Miranchuk, quindi comunque Gasperini è veramente un fenomeno, l'Atalanta merita di portare a casa qualche trofeo, perché alla fine a Gasperini si dice vabbè, ma non ha vinto niente, ma il calcio è importante vincere, però quando ti diverti, vai allo stadio, vai a dire ai tifosi dell'Atalanta se non si divertono pure se non hanno vinto. Nicola, visto appunto che tu ci hai giocato nell'Atalanta,
quindi vissuta. Andandolo a paragone, era più bella l'Atalanta che hai vissuto, che ci hai giocato ai tuoi tempi, o l'Atalanta di oggi? Cioè, ti sarebbe piaciuto più giocare in questa Atalanta di oggi, o comunque diciamo che l'Atalanta in cui ci hai giocato era comunque una signora squadra? Ma nell'Atalanta è bello giocare perché parlavo con chi parlavo? Non mi ricordo, ero allo stadio. Cioè, anche negli anni nostri, quindi il pre-Gasperini, andare a giocare a Bergamo era complicato per tutti. L'Atalanta perdeva pochi punti in casa, quindi a me vederla mi ha emozionato come quando giocava, vederla adesso, dico. Perché comunque Bergamo è uno stadio magico, per chi ci gioca. E ce ne sono passati tanti di campioni che poi hanno avuto una carriera bellissima, magari in squadre più in quel periodo che potevano giocare lo scudetto Champions League. Quindi tutti ti parleranno bene di Bergamo. E chiaramente adesso con Gasperini, che in più questo è il terzo anno che può andare, che può portare l'Atalanta in Champions League, quindi chiaramente ti dico che questa Atalanta non ha eguale, non ha paragoni, perché sta ottenendo comunque dei risultati in classifica che ti permettono di fare delle coppe importanti. Io l'ho sfiorata per un punto con la Bavassori, con l'Atalanta di tutti gli italiani. Per un punto non arrivammo in Coppa UEFA, allora, che si chiama Coppa UEFA Europa League. Quindi comunque adesso l'Atalanta è pazzesca. Sì, che ancora di più il valore stadio, visto che comunque ora l'hanno rifatto di sana pianta, ancora di più caloroso. Infatti sono curioso di vedere ora che finiranno i lavori nell'altra curva, quindi ci sarà il pienone, ci sarà veramente la bolgia, perché come hai detto bene tu, è uno stadio dove comunque la tifoseria è una tifoseria che solo la gusta quella squadra, comunque i risultati li dà. E a proposito di risultati, visto che in pochi giorni l'Atalanta avrà prima la Coppa Italia, la finale di Coppa Italia con la Juve e poi la finale di Europa League contro il Leverkusen. Quali sono i tuoi pronostici al riguardo? Ma di sicuro io poi domani sarò a Roma, che la farò per Abu Dhabi Media, sarò in campo che la commenterò per il mondo arabo, diciamo, per Abu Dhabi Media dove ho lavorato, quindi la vedrò dal vivo. Chiaramente adesso se devi fare un mezzo pronostico, e vedendo i due momenti delle due squadre, chiaramente può sembrare l'Atalanta Favorita. favorita per come sta giocando, per come sta fisicamente e mentalmente, perché la Juve non vince da tante partite, sta facendo fatica proprio a creare gioco ed è in difficoltà, però la Juve ha una storia importante, quando arriva in finale è abituata, l'Atalanta ne ha fatte poche, però non mi sento di dire chi è più favorito alla finale, è sempre 50-50, anche se in questo momento vedo l'Atalanta ingiocabile. Per quanto riguarda il Leverkusen è più complicato perché il Leverkusen ha un meccanismo come quello dell'Atalanta che funziona, in più hanno vinto il campionato, hanno dei giocatori magari un po' più di qualità forse dell'Atalanta, però anche lì l'Atalanta se l'andrà a giocare perché ci ha dimostrato in casa con Liverpool, con chiunque gioca, che prima attacca prima di difendere, quindi di sicuro vedremo magari una partita più spettacolare in Europa League, vedendo giocare la Juve magari ti toglierà qualcosina in più allo spettacolo, la Juve baderà più alla praticità, però vedo un'Atalanta che può portare a casa le due coppe. Speriamo bene comunque anche per il blasone nostro italiano. Nicola, abbiamo parlato finora di gioie e trofei, invece ora parliamo invece di una nota stonata, cioè quella del nostro Bari purtroppo, che conclusa la stagione regolamentare, ora ci si gioca la permanenza in Serie B attraverso i playoff con la Ternana. Quali sono un po' le tue sensazioni? Ma devo essere onesto, una volta che avevi capito di andare ai playout, scusami, preferivo la Ternana e non lo Spezia. Lo Spezia lo vedevo in questo momento molto più forte del Bari. Con la Ternana te la puoi giocare, è un momento difficile perché comunque il Bari fa fatica a creare gioco, un po' perché le pressioni e alcuni giocatori magari non sono abituati a vedere comunque la piazza che non è contenta, ed è difficile, io ci sono passato, non è difficile per nessuno quando giochi nella tua squadra e vieni contestato, quindi la palla molte volte può scottare, quindi spero che il pubblico innanzitutto, anzi faccio un appello, spero che sia numeroso e che inciti la squadra, che questo è importante, che ti dà un po' più di sicurezza nei tuoi mezzi, in quello che provi durante la settimana. Però la vedo che comunque
il Bari se la giocherà, la Ternana è alla portata, parti un po' svantaggiato perché comunque due risultati uguali ti porteranno a retrocessione, però io sono convinto non riesco a pensare che il Bari possa retrocedere, quindi voglio pensare positivo e sono positivo. Ma speriamo bene, ma sicuramente, come hai detto tu, che il tifo vada allo stadio per incitare la squadra, l'andata che è questo giovedì a Bari, appunto il Bari primo in casa, e poi ci sarà il ritorno a Terni. Da barese abbiamo vissuto anche negli anni passati dove nel momento di difficoltà il tifoso barese teneva alla squadra, non dando alla società, perché siamo bene un po' cosa è successo, un po' di diatribe per quanto riguarda la tifoseria contro la società, però verso la squadra io mi aspetto, se non il pieno ne poco ci manca, e ancora di più, come hai detto tu, condivido il tuo pensiero che è meglio la Ternana che non lo Spezia, perché ricordo qualche settimana fa che si è giocato, appunto, se ricordo male, a Spezia-Bari, comunque lo Spezia ci ha fatto sudare e perdemmo anche in quella gara, quindi speriamo bene di rimanere e giocarci ancora la Serie B anche l'anno prossimo. Nicola, l'ultima domanda che ti vorrei andare a fare, che è la stessa che ho fatto pochi minuti fa con Sergio Pellissia, che ho avuto in collegamento telefonico, e ti dico che da attaccante con l'Europeo di calcio alle porte, come valuti il reparto offensivo che avrà a disposizione il CT Spalletti? Ma di sicuro l'esploit di Scamacca è di un buon auspicio, perché alla fine è la prima punta un po' che ci è mancato in questi ultimi periodi. Scamacca adesso sta avendo continuità di gol, che è importante per un attaccante, però l'ho visto anche, ripeto, dal vivo, partecipa alla manovra, è importante perché comunque sono anche curioso di vedere come giocherà Spalletti, se è una difesa a tre, quindi saranno due gli attaccanti, però vai a penalizzare magari Chiesa di turno, adesso Berardi non c'è più, però il Zaniolo, un po' le frecce che abbiamo che possono saltare l'uomo. Quindi se dovessimo ipotizzare un 4-3-3 con Chiesa, magari Zaniolo da una parte, Scamacca lo vedo in pole position, Raspadori sta giocando poco, ma perché sta avendo un po' di problemi fisici, quindi comunque è un reparto offensivo buono, ho fiducia in Spalletti, però devo essere anche realista che ci sono delle squadre veramente forti come Francia, Inghilterra, la stessa Germania, siamo un po' indietro, però Spalletti magari crea qualcosa di magico come ha fatto il Mancio, che tutto ti funziona e te la vai a giocare con tutti, e me lo auguro. Ma speriamo bene, che poi hai avuto la stessa risposta come giocatore chiave che mi ha detto anche Sergio, cioè Scamacca come attaccante di riferimento per la nostra Italia. E poi quando con Sergio abbiamo parlato poi anche di quando c'era l'Italia, diciamo che io come te, come Sergio, poi siamo più vecchiarelli, quindi abbiamo vissuto quando avevamo a disposizione nell'arco fior fior di attaccante, quindi anche c'è scesa un po' la lacrimuccia di quando in attacco un po' di anni fa, e tu ne facevi anche parte così come Sergio, avevamo veramente, se non gli attaccanti più forti al mondo che venivano tutti quanti a giocare in Italia, però purtroppo questa cosa un po' si è ribaltata, però chissà che un domani torniamo un po' alla ribalta come una volta. Nicola, ti ringrazio vivamente per averci dedicato questo tempo a disposizione per questa chiacchierata, ti abbraccio e ti auguro una buona serata. Grazie, ciao a tutti. Ciao Nicola, grazie, ciao.